Ok ragazzi, nuovo video, oggi andremo a vedere insieme se i fondamentali, quindi big lift, panca, stacco e squat, sono veramente così fondamentali nel bodybuilding, ossia vanno necessariamente inseriti per crescere, scopriamolo in questo video. Allora, prima di iniziare seguiteci qua sotto, iscrivetevi al canale YouTube, seguiteci su Facebook, ma soprattutto su Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi. Quindi, detto questo, passiamo a parlare dei big lift. Allora, risposta velocissima alla domanda, i fondamentali sono così fondamentali? No. Non lo sono, nel senso che possiamo benissimo crescere, migliorare da un punto di vista prettamente ipertrofico, escludendo del tutto panca, stacco e squat. Quindi non è detto che dobbiate necessariamente inserirlo nella vostra programmazione. E adesso cerchiamo di capire perché. Allora, il primo punto è che i fondamentali sono in realtà degli esercizi che sono codificati nel powerlifting, ossia per regolamento di gara la panca va fatta in un certo modo, col fermo a petto, l'arco, il leg drive e via discorrendo, gluteo attaccato alla panca, eccetera. Così anche lo squat, così anche lo stacco. Mentre nel bodybuilding logicamente questo non c'è, perché? Perché nel bodybuilding la panca puoi farla in tanti modi differenti, non c'è un regolamento specifico di gara perché la gara bodybuilding è prettamente estetica, quindi già da questo dovremmo imparare a distinguere se stiamo parlando di big lift così come sono codificati nel powerlifting o in generale di un'esecuzione di panca, stacco e squat. E a questo punto mi sorge la domanda spontanea: quanti bodybuilder avete visto fare una panca regolamentare da powerlifting? In realtà veramente veramente pochi, perché sono esercizi in realtà sistemici che non si adattano, così come sono codificati nel powerlifting, nel bodybuilding. E questo ci porta al secondo punto, ossia che in realtà la panca, lo stacco e lo squat sono esercizi sistemici a grande sinergia muscolare. Insomma, lo scopo e ovviamente il mezzo per poter sollevare quanto più possibile in una panca, per esempio, è quello di coinvolgere quanti più distretti muscolari possibili, di limitare il ROM. Quindi poco ci interessa se il petto viene stimolato a dovere, se subisce un certo stress di natura meccanica o metabolica, no, quello che ci importa è che il bilanciere salga. Quindi viene meno il presupposto principale del bodybuilding, che è quello di allenare il distretto muscolare. In altre parole, se mi metto a fare una panca, in realtà quello che alleno è l'alzata, mentre se sto facendo bodybuilding dovrei utilizzarla per allenare il petto. E gli schemi motori, non parlo dell'esercizio specifico, ma gli schemi motori che entrano in gioco sono tantissimi. Quindi già da questo capiamo che panca, stacco e squat non sono così brillanti se parliamo di ipertrofia. Passiamo quindi al terzo punto: i fondamentali non sono così fondamentali, nel senso che bisogna, a mio avviso, cercare di capire perché sono denominati esercizi fondamentali. Ecco, in realtà il privilegio principale di panca, stacco e squat è il loro valore educativo, a livello soprattutto propriocettivo, nel senso che se io sono un neofita che inizio ad allenarmi in sala pesi, ecco, questi tre schemi motori sono pazzeschi, perché mi possono insegnare a lavorare in sinergia sui diversi distretti muscolari, a lavorare da un punto di vista di propriocezione. Per fare una panca non devo pensare soltanto a spingere il bilanciere, ma devo pensare a un'adduzione, una depressione scapolare, all'attivazione anche del dorsale per tenere il gomito saldo, l'omero saldo, stabile. E quindi entrano un sacco di fattori educativi che sono ovviamente propedeutici. Per questo ovviamente sono esercizi fondamentali che un qualsiasi bodybuilder dovrebbe saper fare bene, proprio perché hanno un transfer da un punto di vista poi prettamente propriocettivo su tutti gli altri schemi motori, nel senso che sapendo fare bene una panca da powerlifting, potremo anche essere più saldi, più stabili nell'eseguire per esempio un curl a cavi alti, per eseguire una chest press, insomma un sacco di altri schemi motori che possiamo fare in ottica ipertrofica, ma ovviamente in questo caso il lavoro propedeutico sui big lift può essere d'aiuto. Però detto questo, non sono questi di per sé che ci permettono di guadagnare, di migliorare da un punto di vista ipertrofico. Quarto punto, che è quello più importante in assoluto. Ognuno ha una propria struttura, nel senso che io ho una determinata struttura fisica, Raffaele ha una determinata struttura fisica che è totalmente diversa da un punto di vista di leve, quindi di biomeccanica, così anche Mario e via discorrendo. Ora, se le nostre strutture sono diverse, come si può pensare che lo stesso identico schema motorio si adatti a tutti e tre, abbia su tutti e tre lo stesso impatto? Non a caso, se parliamo dei big lift, ci sono persone che hanno una struttura più atta a, per esempio, fare una panca, tendenzialmente persone con leve corte, e persone che sono più adatte dal punto di vista biomeccanico a performare su uno stacco, tendenzialmente persone con leve lunghe, perché il ROM si riduce, ecco, hanno le leve lunghe, quindi è un attimo ad alzarsi. Ecco, per questa ragione anche lo stimolo ipertrofico è totalmente
totalmente differente. Io personalmente, quando lavoro su esercizi di spinta per il petto, quindi spinta orizzontale, riesco ad attivare molto bene il petto. Ci sono persone che tendenzialmente magari hanno le spalle dominanti, hanno una rib cage, quindi una struttura tendenzialmente più stretta, che magari tendono ad attivare tanto il deltoide anteriore. Ecco, in questi casi logicamente una panca piana può non essere un esercizio ideale, a meno che non c'è tanto lavoro propedeutico, ma magari una chest press o delle spinte con delle distensioni con manubri possono essere sicuramente più adatti da un punto di vista ipertrofico. Quindi, ricapitolando, se la struttura delle persone è diversa, allora anche la scelta degli esercizi, ancor di più degli schemi motori, che non sono la stessa cosa, dovrebbe essere diversificata proprio sulla base del soggetto. Ok, quindi detto questo, cerchiamo di fare un recap generale. Panca, stacco e squat sono esercizi importantissimi, sono esercizi fondamentali, sono esercizi che a mio avviso ogni bodybuilder dovrebbe saper fare bene, però non per questo dovrebbero necessariamente essere inseriti nella nostra programmazione, nel senso che possiamo impestare anche un mesociclo, due mesocicli, un anno, due anni, tre anni di lavoro senza includere questi tre esercizi, ma migliorando tanto da un punto di vista ipertrofico. Ho già fatto un video in merito alla scelta degli esercizi, che dovrebbe basarsi su altri fattori, sul ruolo che vogliamo darli, ma anche su come noi personalmente li sentiamo, quanto riusciamo ad attivare il distretto target con quello singolo schema motorio e via discorrendo. Quindi rimando a questo video. Nel frattempo quindi vi invito a fare tanta propedeutica e a imparare questi tre schemi motori, comunque sempre molto importanti, però non focalizzatevi troppo e non inseriteli a forza nella vostra programmazione se non sentite che si adattano perfettamente a voi. Quindi detto questo, io vi invito di nuovo a seguirci sulle nostre piattaforme e vi rimando al prossimo video.